l'inguanciale re delle fiction nella stagione 2018-2019. Ieri, 27 giugno 2018, sono stati presentati a Milano i palinsesti Rai per la stagione 2018-2019 e, oltre ai programmi di intrattenimento e informazione, sono state annunciate anche le fiction che andranno in onda in autunno e in primavera. Tra le novità Nero a metà con Claudio Amendola, La vita promessa con Luisa Ranieri, L'amica geniale, Il nome della rosa. Tornano con nuove stagioni I bastardi di Pizzo Falcone, Non dirlo al mio capo 2, Una pallottola nel cuore, I medici, Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti, L'allieva, Rocco Schiavone, La porta rossa e L'ispettore Coliandro. Protagonista indiscusso della stagione televisiva 2018-19 sarà, ancora una volta, l'inguanciale. L'attore abruzzese, infatti, torna sul piccolo schermo in autunno con Non dirlo al mio capo 2, e in primavera con L'allieva 2, e La porta rossa 2. Non dirlo al mio capo 2, l'inguanciale veste i panni dell'avvocato Enrico Vinci. L'incontro con la praticante Lisa, Vanessa Incontrada, gli cambia la vita. I due si innamorano, ma sul più bello arriva la moglie di lui, Nina, Sara Zanier, a rompere l'idillio. Il triangolo amoroso, già difficile da gestire, diventerà ancora più intricato a causa di un affascinante collega di Enrico, Gianmarco Saurino, che nasconde un segreto. L'inguanciale cala il tris. Tre graditi ritorni nel 2018-19. Se in autunno l'inguanciale sarà il protagonista di Non dirlo al mio capo 2, in primavera sbarcherà su RAI 1 con L'allieva 2, e su RAI 2 con La porta rossa 2. In L'allieva 2 tornano le avventure di Alice Allevi, Alessandra Mastronardi, la specializzanda di medicina legale il cui cuore è diviso a metà tra Art, il fotografo Giramondo, e il dottor Claudio Conforti, l'inguanciale, bello e impossibile. Apparirà sulla scena un nuovo personaggio interpretato da Giorgio Marchesi, il P. Metri, Sergio Einardi, che non solo farà colpo su Alice, ma sembra anche avere un conto in sospeso con Claudio. Infine La porta rossa 2, in cui l'inguanciale è il commissario Cagliostro, rimasto nel mondo dei vivi dopo la sua morte. Cagliostro ha scoperto l'identità del suo assassino, ed è riuscito a mettere in salvo la moglie Anna, Gabriella Pession, che darà alla luce una bellissima bambina. Vanessa, l'unica persona che riesce a vedere Cagliostro, rimarrà invischiata in una pericolosa indagine. Anna sarà accusata dell'omicidio di suo marito. Qual è la verità? A Cagliostro il compito di scoprirla. L'inguanciale non sarà, invece, in Che Dio ci aiuti 5 accanto a Elena Sofia Ricci e Francesca Clemi, ma i telespettatori potranno ammirarlo in un tris da sé. Non dirlo al mio capo, L'allieva e La porta rossa.